Radio Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. Ultimamente Irpini al palazzetto dello sport di Ariano Irpino con il GSA Ariano, sempre attivo nel sociale, ma soprattutto con questo memorial 2015 che si è svolto in questi giorni per la diciottesima volta in memoria del maresciallo Antonio De Gruttola e per la dodicesima volta in onore del compianto professor Gerardo Filomeno. Memorial in collaborazione col Comitato Provinciale FIPAV di Avellino e col Comitato CSI di Ariano Irpino. Quindi Giulio, il bilancio di questi 3 giorni, soddisfatto? Come si sono svolte le manifestazioni e se soddisfatto o meno di questi eventi? Sì, sicuramente c'è soddisfazione. Abbiamo fatto un percorso composto da eventi inerenti il volley, ma differenti per tipologia. Abbiamo iniziato con il torneo per le scuole, per gli istituti secondari di primo grado, quindi le scuole medie, al quale hanno partecipato le scuole di Ariano, in concomitanza con un giorno che per alcuni istituti era festivo, quindi i colleghi hanno fatto un grandissimo sacrificio a cercare di comporre le squadre, e nel palazzetto si sono avvicendati circa 100 pallavolisti per l'occasione. Poi abbiamo continuato ieri con il torneo di mini volley e il torneo under 12, presenza numerosa, circa 200 atleti, ma la cosa che ci ha confortato maggiormente ieri è stata la presenza dei genitori, tantissimi genitori, quindi gli spalti erano affollati. E oggi concludiamo il trittico delle iniziative con questa manifestazione di sitting volley, uno sport inclusivo che mette insieme giocatori disabili con giocatori normali, normodotati, in un ambito di parità, perché si gioca da seduti. Ricordiamo che il sitting è una manifestazione olimpica e la rappresentativa regionale che questa sera è in campo, che si contrappone ai nostri giovani, è composta da atleti che vestono la maglia azzurra, sono in nazionale. Quindi c'è uno spessore tecnico importante, ma soprattutto c'è uno spessore di solidarietà che unisce, un filo sottile che unisce questi mondi paralleli. Sono ospiti anche questa sera sul parterre i ragazzi del Centro Manieri, che è un centro per disabili, che stanno giocando con i nostri giovani sull'altro campo. Quindi un bilancio importante soprattutto dal punto di vista dei significati e dei valori sportivi, sotto quello che è l'insegnamento del maresciallo Antonio De Gruttola, che è stato atleta di valore olimpico negli anni 30, e di mio fratello Gerardo, che è stato uno dei grandi educatori e formatori dello sport della campagna. Ok, e quindi in vista anche di eventi importanti come magari le elezioni ieri oppure le comunioni, diciamo che aver trovato nei genitori una bella presenza è una cosa che conforta anche per il futuro, e quindi la sensibilità a determinati temi da parte dei più grandi, degli adulti, che voi avete cercato di avvicinare a tutti i costi. Infatti il progetto sportivo, la pratica sportiva ha una valenza educativa e formativa, e nel momento in cui i genitori credono che nella pratica dei propri figli ci siano queste importanti indicazioni, questi importanti valori, è normale che si investe nell'attività, ma si investe anche nel proprio tempo, e nel momento in cui ci sono delle difficoltà vengono superate. È chiaro, noi dobbiamo educare i giovani alla passione, all'impegno e alla partecipazione, e questi valori importanti uniti al senso della solidarietà diventano i fondamenti su cui poi insistere e progettare un percorso sportivo. Le istituzioni invece sono state vicine a questa serie di eventi, e non solo, i ragazzi come hanno risposto? Hanno risposto con partecipazione o vi aspettavate qualcosa in più? No, ripeto, ieri c'è stata quella concomitanza di cui parlavi prima,
Sicuramente il momento politico ha condizionato la presenza delle istituzioni che nelle altre occasioni non hanno fatto mancare il supporto. Abbiamo ricevuto l'apporto, chiaramente il sostegno del Comune per quanto riguarda la struttura, il sostegno di qualche operatore che ci ha dato una mano per tirare su queste iniziative. 3 giorni non sono semplici da organizzare, soprattutto quando sono consecutivi, lì vai un poco a mettere su un'organizzazione che deve essere importante per finalizzare poi e raggiungere l'obiettivo. Anche i nostri ragazzi sono stati impegnati per 3 giorni. Il ringraziamento va ai nostri ragazzi che nell'occasione vestono una maglia celeste, una maglia azzurra, che in questi 3 giorni hanno sostenuto l'iniziativa con l'impegno, con la partecipazione, ma soprattutto con il lavoro. Ci vuole questo lavoro. Quando credi che sia importante, sei protagonista delle attività che stai svolgendo, il sacrificio passa in secondo piano. Stiamo vedendo questa attività del sitting volley, un'attività che comunque mira, come diceva prima lei, a rompere quelle barriere che spesso e volentieri ci sono tra persone normodotati e persone con disabilità. Secondo lei siamo vicini ad un grande passo, siamo vicini appunto a eliminare completamente queste barriere, oppure bisogna fare molto molto di più? Io ho potuto verificare questa sera la facilità con la quale i nostri ragazzi si sono rapportati agli atleti e viceversa, come gli atleti disabili si sono rapportati con una semplicità veramente, veramente sorprendente ai nostri ragazzi. Sono arrivati, c'è stata la presentazione, una stretta di mano, si è giunti in campo, hanno iniziato il riscaldamento insieme e adesso si stanno confrontando senza problema, se le stanno anche dando agonisticamente, in modo importante, insomma, tanto che il primo set è stato appannaggio della rappresentativa regionale disabili, nella quale abbiamo inserito solo un nostro atleta, quindi ho visto un po' d'amarezza nei nostri ragazzi alla fine, certo, del primo set, e anche questo mi pare il secondo set sia a favore della rappresentativa. Quindi voglio dire che arrivato a un certo punto non si guarda più in faccia a niente e a nessuno, lo sport, ecco, abbatte le barriere già di per sé. Poi soprattutto questa attività che elimina le difficoltà di chi ha problemi di motricità, quindi giocando da seduti si gioca a pari livello. I ragazzi della rappresentativa regionale sono veramente ben preparati. Teniamo presente che poi la Campania in questo momento è una roccaforte del sitting volley a livello nazionale. Invece i giorni precedenti sono stati, diciamo, dedicati ai più piccoli, no? Con le scuole in grande attività, e i bilanci invece per quanto riguarda la manifestazione con i giovani è rimasto soddisfatto, o le scuole magari potevano interagire di più con il GSA? Allora, andando con ordine, le scuole sicuramente ci poteva essere una partecipazione maggiore del territorio, perché l'invito è stato rivolto a tutte le scuole del territorio dell'UFITA. Hanno partecipato 2 scuole di Ariano e Casalbore. È venuta meno la Mancini per problemi, aveva dato l'adesione, avrebbero partecipato sicuramente, ma c'è stata una difficoltà importante e alla fine hanno dovuto desistere dalla partecipazione. Ma io credo che bisogna insistere in queste forme di proposte sportive, perché la scuola deve collegarsi sicuramente meglio al territorio, ma a volte ci sono delle difficoltà. Mi dicevano dei colleghi, in alcune scuole c'è stata difficoltà di trasporto, quindi mancava il pulmino, non c'è stata la possibilità di reperire un mezzo di trasporto, quindi in quel caso forse i genitori dovevano aiutare i colleghi a far giungere i ragazzi ad Ariano. Comunque l'iniziativa è andata benissimo.
Per quanto riguarda, ed è stato emozionante vedere questi giovani che non avevano mai calcato il palazzetto, quindi farli giocare in una struttura del genere è stato emozionante. Con i bambini ieri è stato qualcosa di veramente, veramente bello. I ragazzi sono venuti, si sono confrontati, avevano solamente voglia di giocare e non si è visto un genitore entrare nel campo a cercare di dare consigli ai propri figli. Sono stati veramente disciplinati sugli spalti, come deve essere la presenza di un genitore attenta, seguire i propri ragazzi ma non intervenire assolutamente durante lo svolgimento di una partita. Diciamo che avvicinare i bambini, il fatto che i bambini si avvicinano molto di più a strumenti tecnologici come non so PlayStation o roba varia, e farli giocare invece a pallavolo è tutta un'altra cosa, è una crescita sana, una crescita in prospettiva per dei giovani, e sapere che le famiglie sono vicine è sicuramente una cosa molto importante, no? Sì, sì, sicuramente le tecnologie noi non possiamo eliminarle perché fanno parte ormai del progetto, ma bisogna utilizzarle con cautela, bisogna saperle utilizzare, bisogna spendere il tempo necessario, ma non esagerare sicuramente. Ed è sicuramente importante far praticare lo sport in maniera attiva e non in maniera virtuale come si tende oggi. Il videogioco ha la sua valenza, ma a livello formativo, a livello tecnico, coordinativo non è che possa dare degli impulsi. Allora si tratta di saper conciliare le due cose, ma l'attività sportiva resta la base per la formazione dei giovani. È un universo che è ineliminabile, non si può prescindere dalla pratica sportiva, quindi ogni proposta che viene rappresentata ai ragazzi è sempre una proposta che viene accettata con piacere. Quindi quanto più sport si propone, è chiaro che meno tecnologia ruba tempo inutile. Il tempo utile la tecnologia lo deve tenere, ma, il tempo, ma non bisogna esagerare. Eccedere sì. Assolutamente sì. E per quanto riguarda le prospettive, un discorso lungimirante, altre attività che si propone di fare il GSA, visto che è sempre impegnato soprattutto sul sociale? No, noi in questo momento abbiamo contatti importanti con le associazioni dei disabili del territorio, quindi abbiamo già concordato di svolgere delle attività con loro, quindi un cammino comune. E poi l'intento è quello di cercare di allargare la proposta sportiva, perché ci sono zone in cui il messaggio sportivo non arriva nella maniera giusta, quindi la nostra proposta riferita al sociale è quello di etichettare uno sport corretto che persegue dei fini etici, soprattutto che educhi i ragazzi alla pratica in maniera pulita. Quindi questo è uno dei messaggi più importanti che vorremmo lanciare anche in collaborazione con le istituzioni sia comunali, provinciali, regionali e anche con le istituzioni scolastiche, quindi, perché pensiamo che laddove ci sia convergenza e cassa di risonanza di messaggi, il risultato che si può raggiungere in termini di formazione del cittadino corretto diventa sicuramente più sicuro. Okay. Un cammino condiviso è sicuramente un progetto che si può realizzare. Perfetto, invece come ultima domanda, diciamo, possiamo concentrare l'attenzione sull'aspetto sportivo di questa stagione. Come è andata col GSA nelle varie sfumature, dalla Serie D Progetto Giovani alla Serie D Maschile, alle serie minori? È soddisfatto soprattutto della crescita formativa di questi ragazzi e cosa ci aspetta per il futuro? Abbiamo svolto circa 12 campionati, quindi è stata una cavalcata di iniziative agonistiche che sono partite dall'Under 12 fino alla Serie D, quindi Under 12, Under 13, Under 16, Under 18, Under 19, di Progetto Giovani e di Maschile. Campionati nei quali abbiamo raggiunto ottimi risultati grazie ai nostri tecnici, ai nostri giovani tecnici,
siamo stati presenti nelle finali regionali Under 13, Under 19, Under 18 femminile, quindi era un po' di anni che non ci affacciavamo alle finali regionali, quindi abbiamo fatto un grandissimo passo avanti. Il progetto giovani femminile Serie D, un quarto posto bello, importante, poteva essere finalizzata anche ad una possibilità di playoff per la Serie C. Un po' di influenza alle nostre atlete in momenti importanti, di confronti importanti, ci ha messo fuori gioco. La maschile, girone d'andata, eravamo in una posizione di lotta per la Serie C, poi c'è stato l'abbandono di alcuni atleti per problemi di lavoro, quindi la scelta mia è stata quella di dare spazio ai giovanissimi, sui quali poi l'anno prossimo proveremo ad investire per dar loro la possibilità di provare il campo, e quindi abbiamo conquistato un buon sesto posto proprio per favorire la crescita di questi ragazzi che hanno pagato all'inizio lo scotto d'ingresso sul parterre per poi adattarsi e darci prova che il prossimo anno possiamo contare su di loro. E appunto per il prossimo anno ci saranno, l'intenzione è quella di continuare a fare anche i 12 campionati che avete fatto quest'anno oppure cercare di snellire un po' l'impegno? È un bel problema perché le richieste sono aumentate. Ah, ecco, benissimo. In riferimento ai campionati, quindi dobbiamo organizzarci, perché lo sport come pratica va a braccetto con la passione, ma tutto poi si basa su un sostegno di bilancio, certo. E allora dobbiamo anche guardare un poco bilancio. Devo dire che un ringraziamento va a chi ci ha sostenuto quest'anno. L'azienda Vitillo ha sostenuto in parte il progetto femminile e l'azienda LPA ha sostenuto in parte il progetto maschile, quindi queste due aziende va veramente il ringraziamento per aver creduto in questa nostra progettualità. E ripeto, dobbiamo trovare la formula per poter soddisfare quelle che sono le esigenze dei ragazzi. I ragazzi alla fine vogliono allenarsi, però hanno anche necessità di un confronto di campo, quindi la partita diventa il pane importante per dove loro vanno a misurare tutte quelle aspettative tecniche e anche valoriali che si provano durante l'allenamento. La possibilità importante potrebbe essere allinearci ai nastri di partenza di un campionato femminile di Serie C. Probabilmente saremo impegnati non nella D giovanile, ma forse nella C giovanile. Quindi un passo avanti. Per la maschile attenderemo ancora, quest'anno ancora Serie D, e aspettiamo un po' gli anni prossimi per avanzare nelle categorie. In più speriamo meglio nei risultati dei campionati di categorie. Vorremmo, cioè nella nostra intenzione, cercare di valicare questo ostacolo delle finali regionali, cercare di partecipare a qualche finale nazionale. Ci manca da un po' di anni. Benissimo, quindi abbiamo avuto queste belle notizie anche in prospettiva con la Serie C giovanile per le ragazze, con altre bei propositi del GSA. Noi ringraziamo Giulio Filomena, davvero disponibilissimo, e cercheremo nel nostro piccolo di dare sempre il massimo supporto a questa bellissima realtà del GSA Ariano. Complimenti ancora. Io come sempre ringrazio voi, perché penso che il sostegno dei media sia fondamentale per amplificare quelli che sono i nostri messaggi. L'interesse sicuramente deve essere focalizzato a chi calca scenari importanti, ma l'attività fondamentale, l'attività di base, si viene a mancare, soprattutto noi che basiamo l'attività, non solo noi, anche tantissime altre società che basano la loro attività sui ragazzi del territorio. Allora c'è la necessità di dare un po' di spazio, un po' di protagonismo ai giovani del nostro territorio, perché è importante, ripeto, essere al centro di un campionato di altissimo livello, ma diventa fondamentale far praticare lo sport ai nostri giovani. Perfetto, ringraziamo Giulio Filomena, grazie mille. Grazie a voi. Buonasera. Grazie a voi.